oggi vi voglio parlare di questa terra compatta abbronzante di Bottega Verde. Eccola qui, ma adesso intanto ve la mostro. Però prima di tutto l'ho provata perché mi serviva una terra, avevo bisogno di una terra perché l'avevo finita la mia e era un periodo che avevo una cipria che sbiancava molto il viso, quindi andiamo a risolvere con una terra e ne volevo una non troppo scura. E in quel periodo avevo una cartolina di Bottega Verde, sapete quelle promozionali del periodo, dove avevo uno sconto e andate a pagarla la terra 4,99. L'ho provata, mi è piaciuta e adesso ve ne parlo. Allora, il colore che ho io è il nocciola, la confezione è un 8 grammi, il prezzo sarebbe, l'ho segnato, 17,99. In promozione anche a 8,99 oppure con le cartoline periodiche a 4,99. Allora, adesso ve la mostro. Questo è il pack secondario in cartone e questo è il pack primario, quindi la terra classica, ok? Poi con lo specchietto e la confezione. È una terra anche abbastanza grande. Allora, intanto, aspettate che ve la mostro da vicino. Ok, dunque, prima di tutto, prima di leggere le indicazioni e dire che vi ho fatto anche lo swatch, è una terra che si trova in tante colorazioni, quindi davvero si può trovare quella più adatta alla propria carnagione. Poi dice di essere una risultato naturale. Terra compatta abbronzante con estratto di camelia e vitamina E. Vediamo se dice altro, se no passo alle mie impressioni. No, direi che non dice altro. Allora, è una polvere che vabbè, adesso a proposito vi mostro lo swatch. Allora, questa qui è la Bottega Verde, questa è un 8 grammi, si chiama Terra Compatta Abbronzante Nocciola. Qui, quando lo chiudo non riesco mai ad aprirlo, ma adesso lo apriamo. Ecco qua lo specchio, questo è il colore. Adesso ve lo mostro. Allora, sembra scura ma si sfuma benissimo, ma adesso ve la mostro in azione. È completamente opaca e va bene anche per il contouring, comunque, pennellone. Facciamo bene il collo. Ok, adesso sfumiamo. Andiamo all'esterno. Poggio. Allora, avete visto che dà un attimo appena 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 di colore, ma è naturalissima, non fa stacco, è davvero si sfuma benissimo e non è neanche tanto polverosa. Non troppo. Ah, no, devo dirvi che comunque sia dura quasi tutto il giorno, comunque è comoda anche da portare dietro, durante il giorno anche se mi si lucida la pelle, non fa macchie e non fa chiazze, quindi buone. Vedete che è una polvere dall'effetto davvero naturale e mi è piaciuta per questo perché non è troppo scura, non è di quelle che vanno a fare macchie. Con un bel pennello largo ha un effetto molto naturale sul viso, si applica bene, è anche bella la texture setosa, morbida, quindi si stende bene. Poi comunque è opaca del sottotono caldo, quindi è perfetta anche per fare il contouring. Dà un effetto abbronzato naturale, quindi non va a fare mascherone o l'effetto artificiale della terra. Cioè,
troppo scura, non ha uno stacco molto, non ha troppo stacco rispetto al colore della pelle, ovviamente se scelta bene, ma ci sono davvero tantissime colorazioni e quindi è difficile sbagliare. Poi è modulabile, quindi si può applicare a più strati sul viso fino a modulare, fino a volere l'intensità desiderata. Quindi ovviamente se vogliamo un effetto abbronzato sarà in una certa quantità, mentre se vogliamo fare il contouring sarà più deciso solo su alcuni punti. Con un bel pennello largo, secondo me, fa perfettamente il suo lavoro, anche perché mi ha soddisfatto per tante cose. Cioè, allora, è pigmentata, quindi si prende, si spolvera, si applica, è bella pigmentata, è colore della prima passata, ma non fa macchia, quindi si va a stratificare tranquillamente, resta leggera sulla pelle, si sfuma benissimo. Cioè il fatto che si sfuma bene senza andare a dover passare la mano, si sfuma molto bene e oltretutto ho notato che non è neanche troppo polverosa, quindi tutti i lati positivi. Allora, dunque, io l'ho provata e sapete con la pelle mista tendete a grasso. L'ho provata per il contouring e mi sono trovata benissimo, ma provata anche su tutto il viso, non mi ha dato nessun tipo di problema. Anche in estate e magari sudando non dà problemi. E se la pelle inizia a lucidarsi e quindi diventa oleosa, non si va a spostare, non crea macchie, cioè, non so cosa dire, mi sono trovata benissimo. C'è proprio la terra che mi piace perché dà quell'effetto di colore senza però andare a dare problemi, quindi non fa macchie. Durante la giornata possiamo anche andarlo a ritoccare. Ad esempio, io con la pelle mista, tenete a grasso, ve l'ho già detto, se inizio a lucidarmi in questa zona, che magari ho fatto il contouring, faccio così con la mano ed si risolve e dopo la riapplico un attimo, si ravviva subito il colore, cioè davvero mi è piaciuta. Non pensavo, ma in promozione 4,99 euro è una terra che davvero vale. Non mi ricordo, il profumo non me lo ricordo, ma non credo che sappia se niente, anche perché sennò si sentirebbe, no, il profumo, non c'è profumo, però fa assolutamente il suo lavoro. Allora, guardavo l'inci, unica cosa è che contiene dimeticone, quindi ecco perché è così impalpabile, effetto velo, effetto leggero, per questo. Però tantissime terre in commercio lo contengono. Io vi avviso, nel caso lo sapete. E niente, questa è una terra che col tutto è comoda anche da portarsi dietro perché ha la confezione bella rigida, quindi è bella protetta perché è bella stagna, però ha lo specchietto, quindi è facile anche da portarsi dietro per i ritocchi. Mi piacciono le confezioni con gli specchietti, mi trovo sempre molto utili. Ok, allora direi che a questo punto ho detto davvero tutto. Non vi ho detto proprio tutto, perché nei giorni in cui avevo fretta e non volevo fare un trucco molto elaborato, facevo la base. Usavo la terra e la usavo anche come ombretto, perché anche come ombretto è un colore, quindi come ombretto si comporta benissimo, dà quel leggero tocco di colore un attimo allo sguardo, magari poi do il mascara, do il mascara, come sono oggi, un po' di, per non prendere fuori le palette, usavo un attimo questa, poi davo il mascara e comunque dava quel tocco di colore, magari nella piega per intensificare, perfetto, niente, una terra versatile che mi è piaciuta davvero tanto e io vi consiglio assolutamente. Però voglio sapere anche da voi nei vostri commenti se l'avete provata, come vi siete trovate, se vi incuriosisce e mi raccomando di ricordarvi di lasciare un commento con le vostre impressioni se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me a estrazione. E quindi spero che sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima estrazione e ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!